bella gente, capisce tutto, sa il motivo ma non il trucco, scruta dietro persiane. Quanto è bello svegliarsi la mattina e lavarsi una faccia soltanto e non dover fingere, ricordare bugie e avere il timore di essere scoperti. C'è gente che per lavarsi la coscienza ha bisogno di sporcare te, altri che per apparire ti schiacciano, altri che quando ti giri ti pugnalano. C'è gente che oggi ha un pensiero e domani ne ha un altro, che oggi ti porta in alto e il giorno dopo ti sotterra di merda. C'è gente che si nasconde dietro la cristianità, altri dietro il falso buonismo, altri dietro il bacio di Giuda. Abbiamo visto gente giurare il falso, con il sorriso in faccia e il pugnale dietro la schiena, pronto a colpirti. Abbiamo udito gente che parla di altri come se vivessero con loro, gente che giudica senza sapere, senza conoscere nulla di quella persona. Abbiamo visto gente entrare in chiesa e sull'uscio criticare, criticare, criticare ancora. Gente che ti dice non per dire ma poi dice, non per fare ma poi fa, non per distruggere ma poi distrugge. Aveva ragione Padre Pio, che diceva che era meglio una chiesa vuota che piena di diavoli. Ma al di là della cristianità, del credo, al di là di tutto, l'umanità dove è stata messa? Cerchiamola, schiaviamo, buttiamo tutto all'aria, ma troviamola prima che sia troppo tardi, prima che i nostri occhi si chiudano. Guardiamoci allo specchio e pensiamo a noi, a come siamo, ai cimiteri interiori che abbiamo. Guardiamo il nostro essere, guardiamo i nostri mostri, esaminiamoci. Perché se è vero che siamo tutti brava gente, mi dovete spiegare il perché questo mondo è stato reso un inferno in terra. Perché ancora oggi si colpisce alle spalle al posto di guardare in faccia? Perché si uccide? Perché si perseguita? Perché si usa la violenza? Perché si piange ancora per colpa dell'uomo? Perché ancora oggi difendiamo il male tacendo e scappando? Perché oggi il bene sembra diventato un peccato o un'illegalità? Perché combattiamo il male con il male? C'è gente pronta ancora a tirare la pietra. Beh, vi dico che di questa gente non ne hai bisogno tu, non ne hai bisogno tu e neanche tu, non ne ha bisogno il mondo, non ne ha bisogno nessuno, e non perché tu sia meglio degli altri, ma perché tu non sei gli altri.